A Dio la gloria, Dio sia lodato, sono onorato, felice di essere nella casa del Signore, nella presenza del Signore. Grazie. Ci rivolgiamo alla parola di Dio, ci alziamo in piedi, onoriamo la lettura della parola del Signore che troviamo nel libro della Genesi, capitolo 42. Genesi 42, dal verso 25 fino al verso 38. Genesi 42, dal verso 25 al verso 38. Dio benedica la sua parola ai nostri cuori. Poi Giuseppe ordinò che si riempissero di grano i loro sacchi, che si rimettesse il denaro di ciascuno nel suo sacco e che si dessero loro delle provviste per il viaggio. E così fu fatto. Essi caricarono il loro grano sui loro asini e partirono. Ora uno di essi aprì il suo sacco per dare del foraggio al suo asino nel luogo dove pernottavano e vide il suo denaro alla bocca del sacco e gli disse ai suoi fratelli: «Il mio denaro mi è stato restituito, eccolo qui nel mio sacco». Allora si sentirono mancare il cuore e tremando dicevano l'uno all'altro: «Che cos'è mai questo che Dio ci ha fatto?» E giunsero da Giacobbe, loro padre, nel paese di Canaan e gli raccontarono tutto quello che era loro accaduto, dicendo: «L'uomo che è il signore del paese ci ha parlato aspramente e ci ha trattati come spie del paese. Noi abbiamo detto: siamo gente sincera, non siamo delle spie, siamo 12 fratelli figli di nostro padre. Uno non è più e il più giovane è oggi con nostro padre nel paese di Canaan. Quell'uomo signore del paese ci ha detto: da questo saprò se siete gente sincera. Lasciate presso di me uno dei vostri fratelli, prendete quello che vi occorre per le vostre famiglie, partite e portatemi il vostro fratello più giovane. Allora conoscerò che non siete delle spie, ma gente sincera. Io vi renderò vostro fratello e voi potrete trafficare nel paese». Mentre essi vuotavano i loro sacchi, ecco che in ciascun sacco c'era il sacchetto con il denaro. Essi e il padre loro videro i sacchetti con il loro denaro e furono presi da paura. Giacobbe, loro padre, disse: «Voi mi avete privato dei miei figli. Giuseppe non è più, Simeone non è più e mi volete togliere anche Beniamino. Tutte queste cose pesano su di me». Ruben disse a suo padre: «Se non te lo riconduco, fa morire i miei due figli. Affidalo a me, io te lo ricondurrò». Giacobbe rispose: «Mio figlio non scenderà con voi, perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti». Fin qui con la parola di Dio. Accomodate. Del Signore. Credo che abbiate focalizzato, credo che abbiate capito di cosa stiamo parlando e credo anche che la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli sia tra le più belle storie della Bibbia. Io ne sono particolarmente affascinato, sono stato affascinato fin da bambino, fin dai tempi della scuola domenicale. È una storia ricca di significato, oggetto di tante tante meditazioni guidate dallo Spirito Santo. Ormai penso che tra i predicatori del nostro tempo più o meno tutti hanno fatto qualche passaggio, predicazione, meditazione su questo bellissimo personaggio. La figura del giovane Giuseppe, invidiato, oltraggiato e alla fine venduto dai suoi fratelli tra i diversi profili biblici, è uno dei più edificanti. Giuseppe il sognatore, colui che non soltanto riceveva sogni da parte del Signore, ma al quale il Signore aveva dato anche facoltà di interpretare i sogni degli altri. Giuseppe che, nonostante le tentazioni, le pressioni della moglie di Potifar, esempio di fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti. Giuseppe esempio di umiltà, sto parlando di quella umiltà sincera, sto parlando di quella umiltà vera, onesta, quella che in altri termini, come la scrittura ci insegna, recita: precede la gloria, gloria al nome del Signore. E dopo tante peripezie, dopo tante difficoltà,
la gloria arrivò in un certo senso, se così vogliamo dire, perché divenne viceré d'Egitto, secondo nell'impero egiziano solo a Faraone, che gli affidò ogni cosa e ogni bene in un certo senso. Giuseppe è la tipologia biblica più completa di Gesù Cristo, nel senso che non che Giuseppe fosse perfetto, perché soltanto Gesù lo è stato ed è lui che rimarrà perfetto per sempre, ma non so se avete mai fatto caso a questo, nella Bibbia non sono riportate di tutti gli altri patriarchi, di tutti gli altri personaggi biblici, abbiamo anche le mancanze, ma di Giuseppe non sono riportate le mancanze nella parola del Signore. Ora è una tipologia di Cristo più completa. Entrambi, Gesù e Giuseppe, furono oggetti di uno speciale amore da parte del Padre. Se ricordate, Giacobbe regalerà a Giuseppe una veste particolarmente bella, e il Signore, il Padre, ha dato al suo figlio l'autorità sopra ogni cosa, donandogli un nome al di sopra di ogni altro nome. Gloria al nome del Signore. Entrambi furono odiati e rigettati dai loro fratelli, in entrambi i casi i loro fratelli cospirarono per ucciderli, e come Giuseppe si riconciliò con i suoi fratelli dopo li esaltò, così Cristo alla sua seconda venuta sarà riconciliato con Israele convertito. Gloria a Dio per questa figura che troviamo nella parola. Giuseppe, strumento di salvezza per la sua famiglia, per la casa di suo padre, per i suoi fratelli, per i suoi figli. Un piano progettato, organizzato, concepito in ogni particolare, in ogni minimo particolare da Dio stesso. Un piano svelato poco a poco, poco alla volta, cominciando dai sogni che il Signore gli dava da ragazzo. E stasera forse un primo insegnamento che può venire da questa storia è proprio questo: non avere fretta. Non avere fretta nel voler vedere tutto intero, completamente attuato fin da adesso il piano che Dio ha preparato per la tua vita. Non avere alcuna fretta, ma talvolta l'adempimento del piano di Dio deve necessariamente passare per prove, deve necessariamente passare per le difficoltà. Gloria al nome del Signore. Fa parte proprio di un programma di formazione, spiritualmente parlando, per il nostro bene, per il nostro sviluppo spirituale. Sapere quindi fin da stasera quello che ci aspetterà, quello che ti aspetterà, potrebbe essere scoraggiante. Vogliamo avere la pazienza di aspettare l'attuazione del piano di Dio per la nostra vita, anche se questo deve necessariamente passare per prove, per difficoltà. Gloria al nome del Signore. Fu così che il Signore lo fece per il popolo di Israele. Bisogna scritturalmente detto che evitare che il popolo di fronte ad una guerra si penti e torni indietro, ed è scritto che Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto verso il Mar Rosso, allungando il cammino di circa 40 anni, perché nel deserto attraverso prove e difficoltà imparassero a dipendere da Lui. Gloria al nome del Signore. Infatti anche di fronte a situazioni difficili Dio sempre intervenne in favore del suo popolo, Dio sempre pronto ad operare in favore del suo popolo, e alla fine in terra promessa entrerà una nuova generazione, entrerà una nuova mentalità ripulita di ogni vecchia abitudine peccaminosa. Piano piano abbiamo pazienza di aspettare il piano di Dio per la nostra vita. Dio ha programmato qualcosa di straordinario per noi, Dio ha programmato qualcosa di straordinario per te. Se tu hai, e se Dio ti ha dato soprattutto dei sogni, gloria al nome del Signore, se te li ha dati Dio, coltivali e aspetta. E il Signore sicuramente ti farà vedere la sua gloria. Ma stasera fidati di Gesù per il momento. Ora, tutto questo preambolo su Giuseppe, e ripeto, bellissimo esempio della parola di Dio, un esempio di attitudine verso il Signore, ma io stasera non voglio parlare di Giuseppe.
La vicenda descritta è quella che vede i fratelli di Giuseppe in Egitto. Giuseppe li riconosce, credo che conosciate la storia. Loro non riconoscono lui, li tratta duramente, ma in realtà è molto scosso. Più volte si apparta a piangere, Dio gli ricorderà i sogni che faceva da ragazzo e finalmente Giuseppe, a distanza di anni e dopo tante difficoltà, comprende nel vedere il piano attuato di Dio, di salvezza di Dio per la sua famiglia, capisce anche il significato di quei sogni che il Signore gli aveva dato. Ma al principio del capitolo 42, se lo leggete poi con calma a casa, ma credo che lo conosciate, tutto ha inizio con l'ordine del padre di Giacobbe ai figli di andare a comprare dei viveri in Egitto perché c'era una grave carestia, una carestia in tutto il paese, e i figli di Giacobbe si recarono in Egitto, ma Giacobbe non scese, rimanendo da solo con Beniamino, diciamo il più piccolo dei figli, il cosiddetto bastone della vecchiaia. Era il figlio di Rachele, la moglie amata. Giuseppe era il primogenito da parte di Rachele e Beniamino l'altro figlio. E Giuseppe escogitò uno stratagemma pur di vedere suo fratello Beniamino. Trattenne con una scusa Simeone e chiese di andare a prendere, a recuperare Beniamino. Questa sarebbe stata la prova che loro dicevano la verità, che in realtà non erano delle spie. E qui comincia, poi se ricordate, un esame di coscienza, no? Nei fratelli di Giuseppe, da parte dei figli di Giacobbe, tra di loro confessarono il loro peccato commesso nei confronti di Giuseppe, venduto ai mercanti stranieri. Giuseppe capisce i loro discorsi e con questo si commuove, e con questo stato d'animo si lasciano. Ovviamente i fratelli non immaginano chi hanno davanti. Se ne ritornano a casa con l'intenzione di prendere Beniamino, questo era il programma, di riportarlo con loro e così avrebbero recuperato anche Simeone. Insomma, tutto sarebbe dovuto andare bene, tutto andava e doveva andare liscio, la salvezza di tutti ormai dipendeva da questo accordo, la salvezza ormai dipendeva da questo accordo, ma arrivati a casa, dopo aver spiegato a Giacobbe come erano andate le cose, arrivati di nuovo rientrati in patria, spiegando a Giacobbe come erano andate le cose, nasce l'intoppo, si blocca il meccanismo. Testualmente le parole che abbiamo letto di Giacobbe sono queste: mio figlio non scenderà con voi perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. A questo punto il piano di Dio, il piano che Dio aveva preparato per la salvezza di Giacobbe e della sua famiglia, si blocca, subisce un arresto improvviso, imprevisto, e tutto sarebbe andato all'aria. La carestia, che nel frattempo stava aumentando, avrebbe sicuramente divorato, avrebbe raso al suolo la famiglia di Giacobbe, i suoi figli. Di lì a poco rimarranno di nuovo senza risorse, di lì a poco sarebbero morti di fame di tutti quanti, a cominciare dal bestiame fino all'ultimo servo, fino all'ultimo figlio, fino all'ultimo nipote di Giacobbe. Ormai non c'era altro da fare, bisognava ritornare in Egitto da quell'uomo che aveva preso in ostaggio Simeone, e Giacobbe si ostinava, a rischio della vita di tutti, a trattenere Beniamino. Vi ho detto che non vi avrei parlato di Giuseppe e non vi parlerò nemmeno di Giacobbe. Il problema era, e forse stasera è ancora, Beniamino. La ragione di vita di Giacobbe. Non aveva nessun'altra ragione di vita. Dopo di Giuseppe, che ormai credeva morto, Beniamino era diventato il senso della vita di Giacobbe. Si era morbosamente legato al ragazzo. Gli ricordava la moglie amata, Rachele.
gli ricordava appunto Giuseppe. Poteva andare tutto in malora, compreso il resto dei figli e dei nipoti, ma Beniamino non si sarebbe mosso da lì. Beniamino non andava da nessuna parte. Senza Beniamino Giacobbe pensava che non avrebbe e che non sarebbe riuscito a sopravvivere nemmeno un minuto. Dio, qualunque sia il tuo piano, qualunque sia quello che tu hai progettato, Beniamino non si muove di qui. Signore, qualunque sia il tuo piano per me, qualunque sia il tuo piano per mia moglie Lea, qualunque sia il programma per i miei figli, qualunque sia il piano di salvezza per l'anima mia e di quelli che mi circondano, ricordatelo, tienilo bene presente, in mente. Beniamino non andrà da nessuna parte. Questo era quello che Giacobbe stava facendo. Era impazzito? In realtà no. Col tempo e col passare degli anni, con le prove, con le difficoltà che aveva attraversato, le perdite che aveva ricevuto prima fra tutte, quella di Giuseppe, il figlio amato, e poi quello di Rachele, la moglie amata, lo avevano reso vulnerabile, si era legato a Beniamino in modo morboso, in modo particolarmente morboso, e aveva maturato l'idea che senza il ragazzo non poteva vivere più, che senza Beniamino non sarebbe riuscito ad andare avanti. Ora, come biasimare Giacobbe? Fratelli e sorelle, quante volte capita pure a noi? È vero o no? Quante volte ci leghiamo così morbosamente a cose e a persone, tanto da ritenerle indispensabili per la nostra sopravvivenza spirituale e materiale? Ma stasera vorrei dirti una cosa. Tutto il rispetto per tua moglie, tutto il rispetto per tuo marito, tutto il rispetto per i tuoi figli, tutto il rispetto per i tuoi nipoti, tutto il rispetto per il tuo fidanzato, tutto il rispetto per la tua fidanzata, tutto il rispetto per la persona di cui ti sei invaghito o invaghita, ma la nostra sopravvivenza spirituale e materiale dipende solo ed esclusivamente da Gesù Cristo. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me voi non potete fare nulla. Dirà ancora: e chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Giacobbe rispose: mio figlio non scenderà con voi perché suo fratello è morto e questo solo è rimasto. Se gli succedesse qualche disgrazia durante il vostro viaggio, fareste scendere con tristezza i miei capelli bianchi nel soggiorno dei morti. Permettetemi una domanda che ti giro, guidata dallo Spirito Santo che il Signore mette sul mio cuore stasera. Andiamo al dunque: chi è il tuo Beniamino? Cosa rappresenta per te Beniamino? Su chi o su cosa hai posato, hai strutturato, hai fondato la tua esistenza? A chi o a cosa ti sei legato così morbosamente, tanto da ritenere che senza di esso non puoi più vivere? Ci sono gli affetti, e ne abbiamo parlato. A volte ci sono anche gli oggetti, i beni terreni, la casa, l'automobile, gli oggetti di valore, i ricordi. I ricordi
anche una foto. Le tradizioni, si narra di una donna che ripetutamente evangelizzata non si convertiva al Signore perché sapeva che se si fosse fatta evangelica al suo funerale non sarebbero suonate le campane nella chiesa del paese. La parola di Dio recita così in Giobbe capitolo 22: getta l'oro nella polvere, l'oro di Ofir tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'Onnipotente sarà la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio, lo pregherai ed egli ti esaudirà, e tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà, sul tuo cammino risplenderà la luce. Signore, gloria al tuo nome, grazie per la tua parola. E poi ci sono a volte le convinzioni, quelle che abbiamo maturate noi, senza l'approvazione di Dio, senza il supporto della parola di Dio. Anche il talento che Dio ti ha affidato potrebbe diventare il tuo beniamino. Quello che Dio ci ha donato deve ritornare alla sua gloria. Quello che Egli ci ha dato deve ritornare alla gloria di Dio. Se piano piano invece sta diventando la nostra unica ragione di vita, se ci siamo legati morbosamente tanto da diventare gelosi e possessivi, se è divenuta una gratificazione maggiore di quella che proviamo ai piedi del Signore, in comunione col Signore, allora non serve più allo scopo per il quale il Signore ce l'ha donato. E Dio stasera ti dice: lascia andare Beniamino. Perché? Perché la carestia ti ha raggiunto e sei diventato arido. Stasera voglio dirti una cosa: se Dio te lo chiede, lascia andare Beniamino. Se Dio te lo chiede, lascia andare Beniamino. Io non conosco le vostre cose. Conosco le mie cose, non conosco i fatti vostri. In genere questo è il problema di quando un pastore viene a predicare nelle chiese, diciamo in visita. Non conoscendo puoi parlare di questo, forse messaggio non l'avrei potuto predicare nella mia comunità, perché conosco troppi fatti. Ma stasera mi sento nella libertà. Lascia andare Beniamino. Che cosa sarebbe successo se Giacobbe non avesse lasciato andare Beniamino? La carestia le avrebbe divorati piano piano. La sopravvivenza di un'intera famiglia dipendeva dal giovane Beniamino. Ma Giacobbe non poteva sapere, Giacobbe non poteva capire, non poteva immaginare minimamente quello che Dio aveva preparato per lui. Alla fine, con rassegnazione, lo lascerà andare. Alla fine, con rassegnazione, lascerà andare il giovane, convinto che non l'avrebbe più rivisto. Ed invece, non solo, attenzione, non solo riabbracciò Beniamino. Fratello, sorella, sto parlando a te, che sei legato morbosamente a Beniamino. Non solo Giacobbe riabbracciò Beniamino, riabbracciò anche Simeone, e quello che pensava morto, quello che pensava ormai aver perso per sé, sto parlando di Giuseppe, lo ritrovò, lo riabbracciò. Se Dio te lo chiede stasera, tu lascia andare Beniamino. E tu ritornerai a vivere. Tu ritornerai a vivere, ad essere quello di un tempo, efficace, zelante, adatto al servizio per il quale un giorno sei stato arruolato. Fu così per Abramo, quando offrì Isacco,
Fu così per Giacobbe quando l'Eterno gli tolse tutto e sicuramente sarà così anche per te stasera. Se il Signore te lo chiede, lascia andare, Beniamino. Dio benedica la sua parola.